Buongiorno e benvenuti tutti qui dal Checco Sport. Oggi va di scena il torneo per la categoria 2013. Si affrontano nella prima partita il Cesano, maglia arancione contro il Montefiascone. Comincia in questo momento la partita, primo possesso per il Montefiascone. Tutto al cameraman. Possesso per il numero 13 Belloni, con le mani a cercare il compagno. Il controllo del centrocampista, perde però subito un pallone il Cesano, ma è molto attenta a recuperarlo. Partita ovviamente adesso appena cominciata, quindi ancora un po' in fase di studio, anche se Stefani vuole subito imbucare il compagno. L'azione prosegue con il numero 99 che entra in area, subito in azione pericolosa per il Montefiascone. Il salvataggio ottimo in difesa, la scivolata tempestiva proprio sul più bello, ha fermato Taratufolo. Montefiascone però che continua a fare, diciamo, la partita, a tenere il possesso del pallone, come in questo caso con il suggerimento per Stefani, buona per Taratufolo che controlla, salta l'avversario diretto, entra nella Taratufolo, scivolata verso la porta, c'è il salvataggio sulla linea ancora, miracoloso il difensore della Cesano. Viene scudellato ovviamente in favore di chi stava in possesso, come in questo caso. Sale ancora la centrocampista Stefani, dà fastidio, ma la palla torna avanti per il Cesano, imbucata per il capitano che si trova tu per tu con Egidi, attento in uscita. Fischia l'arbitro, il tocco di Taratufolo va a passo ed il tiro che si stampa sul palo, che punizione che aveva battuto. Scusate, era ovviamente Titirica che batte anche una seconda rimessa, lungo per Taratufolo, prova ad andare in solitaria, aiutato anche da Passeri. Entra bene, scusate Stefani, con la scivolata ancora Monterisi a terra, di nuovo un ottimo intervento del portiere, troppo verso il portiere. Terzata, siamo di qua, passa, riprende palla, da lì potrebbe anche calciare passi, lo fa in questo momento, la battuta è potente ma finisce sul fondo. Adesso ancora l'angolo, un velo, tutto solo l'84, Carletti non trova lo specchio della porta. Vai, vai che passata, non aver paura, rientra Andrea, Belloni, va solo Belloni. Cross di Belloni, azione un tiro alla fine, verso la porta, bravo Giudi. Fischia d'arbitro, ecco il tocco per Belloni che va al tiro, palla che si impenna strana, alla fine viene liberata comunque dalla difesa. Ancora Cesano però che riesce a rimanere nell'attacco in qualche modo da quest'altra parte, il tocco che non arriva, lancio lungo. Belloni controlla bene, adesso con il mancino va a calciare, palla che si impenna, la tocca forse Giudi. Ha provato di nuovo Belloni dalla distanza. Buona, vai che è andata Samu, vai, attacca la palla, non lo. Lì Andrè! Danilo, pure tu. Adesso sulla destra, l'azione è buona questa volta, il tiro e c'è la rete, la prima forse vera occasione della partita, passa avanti il Cesano Arancio, la sbloccata con questa incursione, vanno tutti ad abbracciare anche il mister perché l'azione era bella, ha provato a metterci le mani e giri, non ha potuto nulla, quindi 1-0 Cesano. Lancio lungo sul portiere, già scattato Carletti che va a calciare, non trova nemmeno la porta. Il piatto 1-2, Belloni la tocca, Carletti riconquista palla per Montefiascone, in attacco per Taratufolo che la controlla, prova ad andare da solo ma ancora una volta si trova subito l'uomo addosso, attenti i difensori della Cesano comunque a dar fastidio all'attaccante con la maglia numero 99, si riparte, Taratufolo comunque dà fastidio e stratica il pallone dai piedi praticamente gli avversari, da solo si lancia, ne salta a due, il terzo però con il fisico lo contiene da lontanissimo, ancora il tiro, anche in questo caso finisce alta, ma il Montefiascone quante volte è andato vicino al gol non c'è, perché arriva la triplice fischio del direttore di gara, vince il Cesano Arancio, una partita dove ha visto la squadra arancione appunto saper difendere, contenere fino alla fine, poi trovare il gol nel finale di contropiede, quindi 1-0 il punteggio, ma un ottimo davvero Montefiascone.